di essere esistiti. Volevo provare a fare una canzone, si scherza spesso sul mio cognome, mi chiamo Lega, faccio presente che ho cominciato nel 72, quindi molto prima di loro, mio padre non ne parliamo, mio nonno non ne parliamo di questa cosa qui, però sapete, tante volte si scherza sul mio cognome, quindi sono stato costretto a elaborarmi un piccolo inno antirazzista personale nel momento in cui il razzismo è ritornato addirittura un'opzione politica che puoi votare. Io sono anarchico, però insomma, a me fa una certa impressione che il razzismo sia un'opzione politica. E allora ho pensato di fare una canzone antirazzista che potesse essere una canzone antirazzista per bambini. E ai bambini non gli fai le messe cantate, ma gli dici non quanto è brutto il razzista, che è brutto onestamente, ma quanto è bello il contrario, quanto è bello un mondo collettivo. E per me questa è anche Milano, la Milano di Pino Pinelli, la Milano in cui io credo, quella Milano tutta diversa che nelle periferie imparava a comporre gente del nord e gente del sud che all'epoca erano ancora più lontani che oggi un eritreo e un italiano che ci abbiamo tutti la stessa merda di televisione, scusate, quella è meno per bambini, però vabbè, nella canzone non ci sono le parole. E quindi la canzone parla proprio di questo, della multiculturalità e di quanto ci piace come idea. Varrà mica la pena di parlarvi di quel tale, suda, odio che fa pena, è razzista da star male, dal Mar Rosso al Capo Verde, Monte Bianco sul Mar Nero, la mia stanza non ha porte, nostro mare il mondo intero, i maori vari al mondo, i minori che in miniera, gente che ora sta nascendo senza uscire di galera, giamaicani d'Inghilterra, omenignos della rua, ruandesi della guerra, ogni terra è casa tua, denti bianchi e tinta scura, pelli rosse ed occhi blu, voi friulani di pianura, picnic di Kathmandu, chiome bionde e guance rosse, figli di legno ed argilla, stesso sangue, stesse ossa, ogni stella è lì che brilla, tutti i figli del casino, che ha inzuppato terra e mare, che ha mischiato l'acqua e il vino, il partire ed il restare, razza pura di meticci, o cattolici africani, musulmani un poco antici, e pericolosi ariani, l'unico che ci fa pena, è chi soffia sopra il fuoco, perde tempo a dar benzina, odia tanto ed ama poco, dai canali dell'Olanda fino al golfo di Biscaglia, c'è una grande immensa onda che poi sfonda ogni muraglia, sindacati d'Amazzonia, irochesi messi via, torinesi di Perronia, indios di periferia, chiome bionde e guance piene, africani sui bastioni, San Gregorio degli Armeni, argentini dei cantoni, denti bianchi e tinta scura, e mezzo asiatiche dai fianchi, grandi doni di natura, di sorrisi e di occhi stanchi, irlandesi di Bretagna, irlandesi d'ogni via, italiane e pelle rosa, iracheni e americani. Santa Lucia, premi Nobel, ballerini, cantautori d'Algeria e dal blues della Bovisa, Monte Bianco sul Mar Nero, la mia stanza non ha porte, nostro mare e mondo intero, non sarà di certo il caso di parlarvi del villano che sta lì a torarsi il naso e alla puzza nella mano, denti bianchi e pelle nera, biondi come grano a maggio. Questa terra tutta intera è una casa sempre in viaggio, questa casa tutta intera è una terra sempre in viaggio, questa terra tutta intera è una casa sempre in viaggio. Baira, baira.
i mezzi dell'Ampi che guardano non sono tali da potersi permettere un'orchestra, quindi devo fare tutto da me. Scusate, aspettate, prima dell'ultima cosa vuol dire che ci tengo molto a dedicare un canto di gioia a familiari, persone legate, perché una grande poetessa che si chiamava Violetta Parra diceva: solo chi non ha seminato ha paura di morire. Bravo! Brevemente, vi devo dire che sono molto emozionato perché non vedevo Giovanni da molto tempo, però lo seguivo nel suo percorso e nel suo itinerario in Italia e non solo in Italia, e lui seguiva me nella mia attività politica. Non so se parlare di problemi politici di questi anni o se ritornare indietro con la memoria al momento in cui ho conosciuto sia Peppino, prima Peppino e poi Giovanni. Peppino era un militante della sinistra, extra parlamentare, era di lotta continua si sciolse, però avevano deciso di presentare la lista e noi di Democrazia Proletaria accettammo, come si dice, di dargli il simbolo in modo che si potesse presentare, anche perché quel periodo raccogliere le firme e soprattutto raccogliere le firme a Cinesi era una fatica d'inferno. Abbiamo dato, io ero responsabile dell'organizzazione del partito, e abbiamo dato il simbolo e tragicamente è stato il primo consigliere comunale eletto da morto. Questa è la tragicità di questo avvenimento. Dopo di allora il mio rapporto con la famiglia Impastato è stato un rapporto lunghissimo e d'amore. Giovanni mi ha introdotto nella sua famiglia, ho conosciuto la mamma Felicia, non una volta, tutte le volte, nel tinello di casa, questo caffè meraviglioso che faceva, e Giovanni che insisteva a farmi anche bere qualche altra cosa, ma erano tempi molto difficili. Ma soprattutto devo a Giovanni delle indigestioni terribili, perché Giovanni gestiva con molta fatica una pizzeria sopra Cinisi, da cui si domina l'aeroporto, si domina tutta la piana, e mi faceva mangiare lo sfincione, che è una cosa buonissima ma di un indigesto assoluto, assoluto. E poi pretendeva che io facessi comizi, naturalmente, perché l'impegno erano i vari comizi, la campagna elettorale e poi soprattutto le iniziative tutti gli anni per ricordare Peppino Impastato. Contraddittorie, liti col comune, con la prefettura, con i carabinieri, chissà perché, anche da morto e soprattutto da morto faceva paura. E devo dire che in quel periodo, poi subito dopo, pochi anni dopo, fui eletto deputato e insieme a Massimo Gorla, insieme ai deputati, insieme a Capanne, insieme ai deputati di Democrazia Proletaria, riuscimmo a imporre la manifestazione che partiva dalla casa di Giovanni e di Peppino e andava fino in fondo e non oltre, perché non si poteva andare oltre. Questo era il mandato preciso dei carabinieri. E anche grazie a Giovanni e grazie a tutti gli amici, compagni, Umberto Santino, storico, una mente eccelsa, devo per esempio fare una piccola parentesi, debbo a Umberto Santino la stesura della prima relazione di minoranza dell'antimafia. Ho fatto parte della commissione antimafia, Umberto stese tutta la prima parte e quando ho presentato questa relazione di minoranza
vennero a chiedermi di ritirarla. Non vi faccio i nomi per amore di patria, perché non è il caso qui in questo momento di aprire il quaderno della disperazione, la chiamo, e però fu il primo tentativo, il primo vero tentativo agli atti del Parlamento, questa relazione antimafia, dove i compagni di Santino, i compagni di Peppino, Santino, Giovanni, compagnia bella, dicevano con precisione di chi era la responsabilità, che cos'era la mafia, cosa era diventata la mafia, chi era che guidava la mafia e i rapporti fra mafia e Stato. E questo è uno dei punti cardinali del mio rapporto, prima con Peppino e poi con Giovanni, che è continuato per anni fino al termine della mia azione parlamentare. Che vi devo dire più? Questi sono momenti particolari di storia. Io devo dire che Giovanni è un eroe, Giovanni è un eroe del nostro tempo, perché se non ci fosse stata la continuità della sua attività, del suo impegno, della sua continua battaglia, non saremmo arrivati a dove siamo arrivati, non saremmo arrivati a quello che abbiamo poi saputo veramente, perché con Giovanni, con Umberto Santino, con Vitale, con tutti, con Nuccio Gasperi, siamo riusciti ad andare dove non si doveva andare. Un episodio che mi viene alla luce, che il giudice Caponetto anche ha scritto in uno dei suoi libri. Andammo con questa delegazione da Caponetto con un documento che abbiamo preparato sulla mafia, non soltanto in Sicilia ma anche al Parlamento europeo. Siamo andati da Caponetto e Caponetto dice, aveva un tono anche molto paternalistico, ragazzi, dice: voi non dovete venire qui a pian terreno, dovete salire su al primo piano, perché io non posso ricevere questa denuncia, dovete andare su e dovete andare da un tale giudice Paino. E bussiamo, e quando ci vede arrivare il giudice Paino con questi documenti che loro avevano preparato, che noi avevamo praticamente condiviso, gli venne il tremore, gli venne le convulsioni. Dovete ritornare giù da Caponetto. Dice: ritorniamo tranquillamente da Caponetto e poi ritorniamo su da Paino. Insomma, nessuno voleva ricevere una denuncia precisa, puntuale, tanto è vero che poi le cose sono successe, e se vi ricordate un nome, Lima, vi fa venire in mente qualcosa, perché dicevamo esattamente dove bisognava andare a guardare, dove bisognava ad andare fino in fondo. Questo per dirvi un episodio della continuità. Ecco, dicevo, un eroe del nostro tempo, Giovanni mi perdonerà, lo abbino alla famiglia Pinelli, alla continuità della famiglia Pinelli nella lotta, nella ricerca di questa verità. Mi riferisco a chi ha seguito l'omicidio di Rostagno, chi è stato. Mi riferisco a Ilaria Alpi, mi riferisco all'ultima, la sorella di Cucchi, cioè queste persone che continuamente, con una forza, perché ci vuole forza, hanno continuato negli anni a fare la battaglia e anche a vincerla, purtroppo a spese di chi è morto e a spese di chi è soggiaciuto allo Stato. Io devo dire che quel momento, tre giorni dopo, dopo che hanno ucciso Peppino, siamo arrivati in Sicilia. Siamo arrivati in Sicilia, non si poteva, anche chi veniva da fuori era guardato con: chi sono questi? Sono gli amici dei terroristi, chi sono questi? Sono i nemici dello Stato, chi sono questi? Non si poteva accedere. E come poi si è dimostrato, hanno fatto nascosto le traversine
della linea ferroviaria. Hanno rimesso a posto dopo tempo i pezzi di binari che erano saltati, ma nel casolare dove avevano trasportato prima la salma di Peppino e l'avevano depositato, hanno pulito perché le tracce di sangue non si potevano cancellare. Ne hanno fatti di tutti i colori e fin dal giorno dopo, due giorni dopo, tutti quanti, i compagni e gli amici di Cinisi, dissero fu che era un omicidio e che Peppino era stato ammazzato. Quindi una storia vissuta anche personalmente. E poi c'ho davanti a me, è difficile dimenticare questa manifestazione gigantesca che abbiamo fatto, che poi nel film appare alla fine del film, questa manifestazione, questo popolo che si è mosso ricordando questo momento, questa storia. Eravamo lì, io ero uno di quelli in prima fila, ma non perché ero una persona importante, ma perché avevamo appena vissuto la storia con Peppino, avevamo appena vissuto la storia in quel momento che non era di democrazia proletaria. Era una storia di lotte, era una storia di presenza nel movimento, era una storia che faceva cambiare la storia in Sicilia. E devo dire che con Peppino è cambiata la storia in Sicilia. Certo, prima c'erano stati i morti, c'era stata la portella della ginestra, c'era stato l'assassinio dei contadini, non solo in Sicilia, era il periodo in cui si è ammazzato a Torre Maggiore, si è ammazzato in provincia di Salerno, si è ammazzato a Brindisi, si è ammazzato decine di contadini, che l'unica loro colpa era di occupare le terre abbandonate dei latifondisti. Era una lotta che si era aperta in tutto il paese. Ecco, quello fu un inizio, però fu stroncato subito. La morte di Peppino mise in piedi invece un'altra storia che continua ancora oggi. Grazie. E allora mi appresto a concludere con grande emozione, perché è stato un racconto veramente che mi ha portato, scusate, mi ha portato un po' indietro nel tempo. Bene, io credo che ci stiamo avviando alla conclusione e credo che sia il caso di fare omaggio a due figure importanti in tutta questa storia, questa iniziativa che noi abbiamo portato avanti. Claudia Pinelli è stata invitata a Cinisi quest'anno a partecipare alla commemorazione del 12° anniversario della morte di Felicia. Bene, è stata una giornata di grande emozione. Diciamo che il titolo dell'iniziativa era sui diritti legati, diritti civili, diritti legati, e noi ci appresteremo a raggiungere l'obiettivo importante dei 40 anni, perché fra qualche anno, cioè il prossimo anno, il 2018, facciamo 40 anni di lotte, di impegno, di storia, diciamo c'è di tutto. E il nostro cappello delle iniziative deve essere tutto basato sui diritti civili e sui diritti umani. Di Pinelli, magari qualcuno dice, ma Peppino, molti che magari non sono a fondo un po' nella storia e lo considerano soltanto uno fortemente impegnato nella lotta contro la mafia, cioè non è così. Io poco fa l'ho accennato, Peppino ha portato avanti la sua grande attività politica e noi abbiamo lottato, abbiamo avuto il tempo di lottare, perché la strage di Piazza Fontana è avvenuta nel 69, Peppino è stato ucciso nel 78 e noi in quel periodo difficile, perché anche quello era un periodo difficile, abbiamo lottato per la verità in Sicilia. Io ricordo quei momenti quando è stato ucciso Pinelli,
tutta la vicenda dei processi di Vappreda e roba del genere. Vappreda candidato nel manifesto, me lo ricordo, quella battaglia politica elettorale. E poi ci sono queste due donne, Licia e Felicia, sembra proprio sono vicine anche nel nome, ma sono vicine anche umanamente, cioè diciamo politicamente, perché la pensavano allo stesso modo, in comune avevano la lotta per la verità, per dare dignità soprattutto ai propri figli, perché Pinelli è stato diffamato come un suicida, uno che metteva le bombe, poi è crollato dopo l'interrogatorio e si è suicidato. Peppino allo stesso modo, cioè considerato un terrorista, un disperato che va a fare l'attentato terroristico, perché ormai c'era un po' il riflusso della politica, dell'impegno politico, Peppino considerato un fallito, e allora cioè praticamente va a fare l'attentato. E queste due donne hanno lottato, mia madre ha lottato dentro casa, non usciva quasi mai di casa, però la sua voce all'esterno c'era una voce pungente, forte, allo stesso modo come quella di Licia, perché io non l'ho conosciuta, però diciamo ho conosciuto Claudia, ne abbiamo parlato intensamente quando è venuta a Cinisi, e sono tante le cose in comune, ecco, una l'ho detto fra tutte, e poi soprattutto il loro modo di affrontare un po' tutta la vicenda giudiziaria. Io alla domanda di Scaramucci, però hai perso, cioè si riferisce appunto a Licia, guardate che questa frase è memorabile, cioè questa frase dovrebbe essere, la dobbiamo incorniciare perché i giovani la devono sentire questa frase, non mi sento sconfitta perché ho fatto tutto quello che potevo fare nell'ambito della legalità, abbiamo parlato di legalità oggi, gli sconfitti sono coloro che non hanno avuto il coraggio di arrivare a scoprire la verità, ma non raggiungere la verità giudiziaria è una sconfitta dello Stato. Guardate, a proposito di sconfitte, Guido Pollice poco fa parlava della Commissione Antimafia. Allora, il caso, c'è stata una relazione di minoranza durante la tua legislatura, però dopo successivamente la continuità di Democrazia Proletaria, diciamo Rifondazione Comunista, all'interno della Commissione Antimafia ha costituito un comitato per alla ricerca della verità su Peppino, e noi avevamo tantissimi elementi che nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. La famosa relazione che è stata approvata dai due rami del Parlamento sui depistaggi, e i depistatori li abbiamo indicati con nome e cognome. Beh, il relatore in quel caso era Giovanni Russo Spena, di Rifondazione Comunista, che veniva, se non sbaglio, da Democrazia Proletaria. Bene, la commissione era presieduta allora dall'onorevole Beppe Lumia, e c'è stato un grande lavoro, ecco, quello era lo Stato. E per la prima volta, diciamo, non è successo per il G8 a Genova, perché qualcuno amante della legalità lo ha affossato, perché bisognava anche andare a fondo lì su quella relazione sul G8. Quello è un caso unico nella storia della Repubblica Italiana, che è stato un po' sottovalutato, mi dispiace, per Pinelli, per Piazza Fontana, che una verità non c'è ancora. Abbiamo la verità storica, però non abbiamo una verità giudiziaria. È successo di tutto, non mi dilungo perché la storia di Piazza Fontana la conoscete pure, che addirittura le vittime si dovevano pagare un po' le spese. Per quanto riguarda Peppino, praticamente lo Stato, perché in quel momento quella commissione rappresentava lo Stato, elabora questa relazione. Cioè in pratica ammette che ci sono stati dei depistaggi,
approvata dal Parlamento, non me lo sarei mai immaginato una cosa del genere, però chiaramente questo frutto delle grandi battaglie che si sono portate avanti in quegli anni. Bene, tutti i componenti della Commissione Antimafia sono venuti a Cinisi a consegnare la relazione, sempre a proposito di donne. Bene, allora loro si dovevano presentare a mia madre perché ufficialmente il lavoro parlamentare, il dossier parlamentare approvato, lo dovevano consegnare a mia madre. Vengono tutti i deputati, compreso Russo Spena, beh, ma Russo Spena non era un problema, c'erano altri 18 deputati e senatori e quasi quasi avevano paura di entrare. Non a caso mi ricordo che il presidente Lumia dice: guarda Giovanni, ma possiamo entrare, non so, tua madre in che stato d'animo è? Allora io lo sapevo già mia madre qual era lo stato d'animo, li avrebbe accolti a braccia aperte, però siccome io avevo di fronte lo Stato, non è che mi volevo prendere una rivincita, non so perché ho reagito in quel modo, però l'ho messo un po' in apprensione. Guardate, io vi ringrazio per questo, eravamo ancora, non erano entrati loro, io vi ringrazio per tutto quello che voi avete fatto, vi ringrazio tantissimo, però accomodatevi, non so.